Mi chiamo Vicky Zavuica, vengo da diocesi di Dubrovnik. Io sono originaria di Bosnia e Erzegovina. Mentre vivevo in Bosnia abbiamo tentato di ricostruire Azione Cattolica, perché prima esisteva. E adesso, come sto a Dubrovnik, mio vescovo nuovo mi ha incaricato di venire qua un pochettino a osservare per dopo raccontare le cose. Guardando questo, come dunque questa settima assemblea che si è svolta di FIAC, di Forum Internazionale di Azione Cattolica, è davvero una cosa bellissima, perché possiamo vedere delle esperienze che fanno altre azioni cattoliche nel mondo, e poi anche provare, diciamo, prendere una nuova forma del laicato, perché se io guardo la mia diocesi, là già esiste un laicato che è formato forse secondo i modelli che sono un pochettino anche vecchi, oppure che prendono esempi dei paesi più del nord Europa. E così, anche guardando questo che succede dappertutto nel mondo e anche nel sud dell'Europa, è forse una cosa anche molto più carina per vivere, e dal mio punto di vista è anche molto più simile alla nostra mentalità rispetto a quello che, diciamo, che come si fa nei paesi tipo Germania, Austria, non lo so. Una cosa bellissima è vedere i paesi dell'Europa dell'Est che ce l'hanno già Azione Cattolica, che è molto forte, molto ben formata, è una tristezza guardare che nelle mie parti, sia se penso in Bosnia e Erzegovina oppure in Croazia adesso, che Azione Cattolica non ha preso piede così fortemente come in questi altri paesi. E particolarmente mi fa una tristezza pensando che prima della Seconda Guerra Mondiale da noi esisteva un'Azione Cattolica forte, forse anche dopo Italia era una delle più sviluppate. E quello che noi pensiamo che è una cosa triste è proprio che, mentre altri paesi dell'Europa dell'Est, subito dopo la caduta del comunismo, hanno cominciato a cercare la loro identità, anche questa cristiana, e sono riusciti a fare molto bene contatti, mentre da noi era guerra. E dopo la guerra gente comunque di nuovo non pensava tanto di formare laicato quanto di, non lo so, ricostruire quello che è stato distrutto. E per questo io penso che per questo che ancora non abbiamo un'Azione Cattolica ben formata, ma speriamo in futuro che ci sarà.